questa brutta vicenda che ha interessato minori provenienti da vari paesi possa avere anche delle conseguenze. Noi stiamo lavorando anche da questo punto di vista, cioè anche in sede non soltanto di indagini per acclarare tutte le responsabilità, ma anche per tutelare eventuali possibili ripercussioni, ritorsioni che possano andare al di là di quello che è la nostra attività. Quindi diciamo delle forme di vendetta anche, chiamiamole privata, che non possono essere tollerate. Agito da solo l'omicida? Allo Stato sì. Allo Stato possiamo dire che non abbiamo riscontro dell'aiuto nell'azione delittuosa in sé, da parte di altri soggetti che lo abbiano aiutato. Comandante, conosceva le parentele delle sue vittime? Questo non l'abbiamo accertato, lei sa meglio di me che quando un soggetto viene poi sottoposto a stato d'arresto le sue dichiarazioni devono essere vagliate d'intesa col pubblico ministero e col giudice per le indagini preliminari. I motivi della lite? I motivi della lite allo Stato sono futili, si parla di un alterco per futili motivi, anche questo lo stiamo approfondendo perché chiaramente abbiamo sentito alcuni ragazzi, altri li stiamo ancora ascoltando perché c'è qualcuno che stiamo sentendo adesso in virtù delle sue condizioni sanitarie che stanno migliorando. Ecco, quali sono allo Stato le condizioni dei ragazzi? Purtroppo abbiamo registrato una vittima, come voi ben sapete, un altro ragazzo è stato immediatamente dimesso perché aveva una ferita da arma da taglio alla schiena, alla spalla, che non dava assolutamente preoccupazione. Altri sono stati curati e medicati nella notte e sono ancora in osservazione, ma non ci risulta che siano in pericolo di vita.